mento all'esterno. Andiamo a fare delle circonduzioni morbidissime della testa da una parte e dall'altra. Lentissime. Ancora da una parte e dall'altra. Lasciamo il mento all'esterno, chiudiamo gli occhi, cerchiamo di sentire la centratura a terra. Ruotiamo indietro le spalle, movimenti molto morbidi e lenti. E in avanti. Lentissimi, eh? Voi purtroppo non sentite la musica, quindi non riuscite ad andare a tempo con la musica. Mani ai fianchi. E andiamo a fare delle circonduzioni molto morbide da una parte e dall'altra. Ancora da una parte e dall'altra. Si inspira, si sale su, braccia verso l'alto. Espirando, lasciamo andare il mento verso l'esterno, braccia morbidissime a terra, rilassate bene il collo. Inspiro, guardo avanti, allungo la colonna vertebrale. Espiro, passo destro, passo sinistro. Appoggiamo le ginocchia, petto e addome verso il pavimento. Ruotiamo indietro le spalle, inspirando, apriamoci bene verso il cobra. Espirando, portiamoci indietro, saliamo nel cane a testa in giù. Fate movimenti fluidi e lenti, più fluidi e lenti possibili. E flettendo le gambe, cercando di inserire anche il movimento del bacino. Fletto e stendo. Ancora. Mantengo i talloni a terra, inspiro, sposto in avanti il peso. Passo destro, passo sinistro, guardo avanti, espiro, mento verso le tibie, lentamente, in maniera molto fluida, riporto sulla schiena, braccia verso l'alto, ed espirando di nuovo, scendo, mento alle tibie. Inspirando, guardo avanti, espirando, passo destro, passo sinistro, appoggio le ginocchia, petto e addome. Cercate di aprire bene il petto quando entriamo nel cobra. Espirando, cane a testa in giù. E rimaniamo, 5 respiri, di nuovo, fletto stendo. Inserisco anche il movimento del bacino, in modo da sciogliere bene anche i fianchi. Entrate come se fosse una danza. Rilassate bene il collo. Spingiamo bene i talloni a terra. Inspirando, spostiamo in avanti il peso. Passo destro, passo sinistro, guardo avanti. Espiro, mento verso le tibie. Inspiro in maniera molto fluida, riporto sulla schiena. Braccia verso l'alto. Espiro, samastitihi. Porto in avanti la gamba destra, porto il ginocchio destro verso il petto, lo tiro verso il petto il più possibile. E il resto, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, lascio andare il piede, lo porto indietro, apro le braccia. Ed espirando mi porto in Uttita Trikonasana, allungo bene, rimaniamo qui. Apriamo bene il fianco per 5, 4,
3, 2, 1. Fletto il ginocchio, porto la mano all'interno e mantengo comunque l'apertura. Resto per 5, 4, 3, 2, 1. Vado a chiudere le braccia dietro la schiena, vado ad afferrare le mani dietro la schiena. Con quella sotto passo all'interno della coscia. Sotto, patti, all'interno, no? La sinistra, esatto, la destra dietro. E cerca di afferrarti. Dove arrivi? Più basso il bacino, più sei vicina. Sì, eccolo lì. Vai. Resto. Più basso il bacino, no? Mano sinistra, sotto. Cristi? Cristi? No? Guardami, guardami. Sinistra, sotto. Esatto, dietro la schiena. Vai. Inspiro, porto le mani a terra. Ruoto il piede destro in avanti, mantengo il peso sia sul piede che sulle mani. Rimango qui, basso il bacino. 5 respiri. 4, 3, 2, 1. Stacco le mani da terra, le porto a metà altezza, qui morbidissime, tutto il peso sulla gamba. Mani su, ragazzi. 5, 4, 3, 2, 1, mani a terra e spingo sulle mani, alleggerisco il peso della gamba ma rimango bassa, bacino basso, resto per 3, 2, 1, via le mani da terra, tutto il peso sul piede sinistro, resto 5, 4, 3, 2, 1, mani a terra, spingo sulle mani e porto indietro la gamba a sinistra. Adho Mukha Svanasana, resto. Cinque, quattro, tre, due, uno, sposto in avanti il peso, passo destro, passo sinistro, guardo avanti. Espiro, lascio andare il peso delle braccia, inspirando lentamente risalgo su piano piano, braccia verso l'alto, espiro, samastitihi, porto sul ginocchio sinistro, lo abbraccio, lo porto al petto e il resto. 5, 4, 3, dove andate? 2, 1, lascio andare la gamba, la porto indietro, divarico le braccia ed entro in Uttita Trikonasana. Apro bene il petto e resto per 5, 4, 3, si resta, 2, aprite bene il petto, 1, ok, lentamente flettiamo la gamba destra e portiamo la mano destra all'interno del piede e braccio sinistro che rimane aperto verso l'alto. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a chiudere, quindi braccio destro sotto la coscia destra va verso la schiena e mano sinistra dietro e andiamo qui, si resta basso il bacino, 5, 4, 3, 2, 1, sciogliamo l'intreccio, portiamo le mani a terra, ruotiamo in avanti il piede sinistro, manteniamoci bassissimi, l'addome è attaccatissimo alla coscia. Rimaniamo qui per 5 respiri, 4, 3, 2, 1, tutto il peso sul piede, via le mani da terra, rimaniamo per 5, 4, tesa la gamba sinistra, 3, 2,
1, mani a terra, tutto il peso sulle mani, rimaniamo bassi, 5, 4, 3, 2, 1, tutto il peso sul piede, via le mani, resto, 5, basse, 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 l'addome sulle cosce, deve pesare completamente, 3, 2, 1, mani a terra, resto, 5, 4, 3, 2, 1, sposto indietro la gamba destra, entro in Adho Mukha Svanasana e allungo, rilasso, lascio andare la testa, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, lentamente sposto in avanti il piede destro e il sinistro, guardo avanti, espiro, mento verso le tibie, inspiro, risalgo su verso l'alto, espirando, porto indietro la gamba destra, il braccio destro, mia prasarita, apro bene il petto, inspiro, ed espirando porto le mani al centro, inspiro, guardo avanti, allungo bene la colonna vertebrale ed espirando porto il centro della testa a terra verso il centro delle mani. Cerchiamo di mantenere la schiena distesa il più possibile. 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, espiro, porto le mani ai fianchi, inspiro, risalgo su. Divarico leggermente le gambe, anzi le apro proprio tanto, i piedi, e porto le braccia in esterno. Rimango qui, bassissime. 5, palmi in su. 4, 3, 2, 1, porto le braccia verso l'alto, schiena drittissima e oscillo, destra e sinistra, lente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimaniamo piccolino al centro, piccoli movimenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, resto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inspiro, salgo, piedi paralleli in avanti, espiro, scendo al centro, rilascio il collo, inspiro, guardo avanti, allungo la colonna vertebrale, espirando, vado verso destra, bacio la tibia a destra, cerco proprio di avvicinare l'addome alla coscia, il petto e il mento. Inspiro, guardo avanti, allungo la schiena, espiro, vado verso sinistra. E resto, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, allungo la schiena, scendo in Skandasana a destra, senza affondare completamente. Inspiro, risalgo, se ce la fate senza le mani, espiro a sinistra, inspiro, risalgo, espiro a destra, inspiro, risalgo, espiro a sinistra, inspiro, risalgo, espiro a destra, inspiro, risalgo, espiro a sinistra, inspiro, risalgo, espiro a destra, rimango qui, bassa, ruoto verso il piede destro, braccio verso l'alto, sulle braccia, si resta, puntate il piede sinistro, 5, 4, 3, 2,
1, risalgo, ruoto in Skandasana di nuovo, 1, e verso sinistra, 2, e verso destra, 3, e verso sinistra, 4, e verso destra, 5, verso sinistra, ruoto, e salgo su con le braccia, 5, 4, 3, 2, 1, torno al centro, su salgo e scendo in prasarita, afferro gli alluci, inspiro, guardo avanti, espiro, scendo giù con la testa. Rimaniamo, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, allungo la schiena, espiro, porto le mani al centro, ruotate indietro. Allora, se non vi fa paura scendere indietro, scendete a sedere da qui, da questa posizione. Si va più in dentro possibile alle nostre gambe, si flettono le braccia e scivoliamo in avanti con i talloni. Altrimenti, flettete le ginocchia e vi portate piano piano a sedere. Se non distendete i talloni, non scivolate. Quindi non dovete avere paura, esatto, giù pianissimo, bravo. Ok, mani a destra, inspiro, apro bene il petto ed espirando, scendo giù e cerco di allungarmi il più possibile sulla gamba destra. Non ruotate il fianco sinistro, rimane aperto il fianco. Rimaniamo per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, espiro, allungo la schiena, inspiro, risalgo su ed espirando scendo a sinistra. Massimo allungamento, non ruotate il fianco destro. Rimaniamo per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, espiro, distendo la schiena, inspiro, risalgo su, braccia verso l'alto, inspiro, espiro, braccio sinistro verso il piede destro, inspiro, risalgo e cambio dall'altra parte, inspiro, risalgo e cambio dall'altra parte. Salgo ancora e vado a sinistra. Non ruotate i fianchi. Inspiro, salgo, apro, a destra. Inspiro, salgo, apro, a sinistra. Inspiro, salgo, apro, a destra. Adesso il movimento cambia. Il braccio va dietro, quindi braccio sinistro. Ruota, va dietro la schiena. Spingiamo bene sui piedi. E andiamo ad aprire il bacino in avanti. Si scende giù, andiamo dall'altra parte, la mano destra va dietro la schiena, la sinistra si apre e apro bene. Scendo, ancora dall'altra parte, non lo fare, fallo come l'abbiamo fatto finora, destra e sinistra. Apro e scendo giù, esatto, risalgo su. Scendo, apro, risalgo su, scendo, apro, risalgo a destra, scendo, apro, risalgo a sinistra, scendo, inspiro, porto le braccia verso l'alto ed espirando, portiamo i gomiti verso il centro. Apriamo bene il petto, inspirando. Ed espirando proviamo a scendere quanto riusciamo, non forzate più di tanto, si scende quanto si riesce, pianissimo. E si resta, massimo allungamento, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, lentamente si risale su, si inspira, andiamo a compensare, chiudo la gamba destra.
e porto sopra la sinistra. Talloni fuori dai glutei e scendiamo giù, andiamo a compensare sulle aperture. Cinque respiri, quattro, tre, due, uno, inspirando lentamente risaliamo su con la schiena, la gamba sinistra che è quella sopra la portiamo in apertura dietro. E apriamo bene, eh? Destra, apre in avanti. Inspiro, apro bene il petto ed espirando, mento giù, addome, petto e mento verso la coscia e verso la gamba destra. Cerchiamo di rimanere centrali. Cinque respiri. Quattro. Tre. Due, uno, mani sotto le spalle, inspiro, distendo le braccia, espiro, allungo la schiena, inspiro, salgo su, rimango qui come posizione, le mani sono laterali al ginocchio e andiamo a tirare sulla gamba destra, ok? Schiena più possibile dritta, non curvate troppo, e si sale, uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si resta su. 1, 2, 3, 4, 5, tendi, 6, 7, 8, 9, non la riappoggiamo, 10, la portiamo verso di noi e la portiamo nel mezzo loto, se riusciamo, altrimenti la appoggiamo all'interno coscia. Si inspira, braccio destro verso l'alto, vado ad afferrare il piede da dietro la schiena. Se non riesco ad afferrare il piede, afferro quello che trovo. E braccio sinistro sul ginocchio destro. Apriamo bene e rimaniamo. 5, 4, 3, due, uno, inspiro, guardo avanti, espiro, sciolgo le braccia, solo le braccia, scivolo sul fianco destro, porto in avanti la gamba sinistra ed entro in Gomukhasana dall'altra parte, destra sopra. Destra sopra e scendo giù. Destra sopra, talloni fuori dai glutei, rimaniamo e allunghiamo il fianco. Cinque, quattro, tre, due, uno. Inspiro, distendo le braccia, espiro, allungo la schiena, inspiro, risalgo su, gamba destra stavolta, rimane qui e la apriamo dietro. Sinistra, in avanti. Si inspira, apriamo bene il petto ed espirando scendiamo giù e rimaniamo, profondo allungamento. Cinque respiri, quattro, tre, due, uno, inspiro, distendo le braccia, espiro, allungo la schiena, inspiro, risalgo su, rimango con le mani all'altezza del ginocchio.
Cerchiamo di mantenere aperta la gamba destra e si sale su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, resto su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, la fletto e la porto nel mezzo loto. Sul braccio sinistro, inspiro, vado ad afferrare il piede sinistro da dietro la schiena, mano destra sul ginocchio sinistro. Apro bene e resto per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, espiro, sciolgo la posizione delle braccia, porto la gamba sinistra giù a terra, sempre mantenendola piegata, e vado ad aprire esternamente la gamba destra. Inspiro, apro bene il petto ed espirando, porto giù tutto quello che riesco, cercando di mantenere il centro, gli ischi a terra, la gamba ben attaccata a terra, la coscia ben attaccata a terra. E rimaniamo. 5 respiri. 4. 3. 2. 1, inspiro distendo le braccia, espiro allungo la schiena, inspirando risalgo su, mantengo questa posizione, punto il piede destro a ballerina, le mani sono davanti a noi e la gamba deve salire, ok? Su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non andate torte, 8, 9, 10, resto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porto la gamba destra in posizione di Sukhasana, davanti alla sinistra, scendo giù, allungo. Rimaniamo, un profondo allungamento. Portiamo le mani sotto le spalle, si inspira, si allunga verso l'alto ed espirando allunghiamo a destra, quindi andiamo verso destra. Distendiamoci sulla coscia destra, cercando di mantenere il gluteo sinistro a terra. Inspiro, risalgo, vado a distendermi a sinistra. Inspiro, risalgo, mantengo la gamba destra piegata, vado a divaricare la sinistra verso l'esterno. Inspiro, apro bene il petto ed espirando, porto gli avambracci a terra. Piede sinistro a ballerina, cercate di rimanere ben appoggiati sugli ischi. Si scende fino a dove si riesce, senza che si stacchi il gluteo sinistro e la coscia. Mantengo.
Inspiro distendo le braccia, espiro allungo la schiena, salgo su inspirando ed espirando, scendo verso, no, sì, mani all'altezza del ginocchio e si sale su. Uno, due, tre, gamba distesa, piede a ballerina. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, resto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Riappoggio giù la gamba destra adesso la porto verso l'alto e la ruoto con il piede esterno al gluteo. Ginocchia più vicine possibili e andiamo ad allungare il nostro quadricipite. Si scende fino a quanto si riesce, non fatevi male, non staccate il ginocchio da terra. Si arriva fino a dove si riesce. Porto sulla gamba sinistra, la piego e ruoto uscendo dalla posizione verso sinistra. Distendo la gamba destra, salgo su e vado a distendere, ad allungare la gamba sinistra. Fletto, la porto dietro e piano piano si scende fino a dove si riesce senza farsi male. Pianissimo. Flettiamo la gamba destra e facciamo scivolare fuori la sinistra. Rimaniamo qui, schiena a terra, allunghiamo le braccia dietro la testa e cerchiamo di spingere bene con la zona lombare a terra, quindi cerchiamo di appiattire la zona lombare. Si resta. La gamba sinistra rimane piegata con il piede a terra, distendiamo la gamba destra e inspirando rimaniamo qui, espirando si sale su, andiamo a baciare la tibia. Uno e scendo. Due e scendo. Tre e scendo. Quattro e scendo. Cinque e scendo. Sei e scendo. Sette e scendo. Otto e scendo. Nove e scendo. Dieci, mantengo sulla gamba, scendo con la schiena, gamba su, braccia lungo i fianchi, portiamo il tallone sinistro vicino al gluteo, saliamo su con il bacino e andiamo a scendere e a salire con la gamba destra. Grande. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, piccoli movimenti verso l'alto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, resto, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, giù lentamente, portiamo su la gamba
sinistra, rimaniamo qualche istante in Viparita Karani, braccia distese dietro la schiena, dietro la testa, massimo allungamento qui delle gambe, schiena che spinge verso il pavimento, 5, 4, 3, 2, 1, fletto la gamba destra, porto il piede a terra, porto giù in allungamento la gamba sinistra, inspiro ed espirando vado a baciare la tibia, salgo su, 1 e scendo, 2 e scendo, 3 e scendo, 4 e scendo, 5 e scendo, 6 e scendo, 7 e scendo. Se non si riesce, si usa solo la gamba, si rimane a terra con le spalle. 9 e scendo. 10, ci siamo? Si scende giù con la schiena, manteniamo la gamba su, bella alta, mani a terra, solleviamo il bacino, avviciniamo un po' il tallone al gluteo, si sale su e scendo e salgo grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e su piccolino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resto, scendo giù piano piano, distendo la gamba sinistra a terra, porto al petto il ginocchio destro, abbraccio da sotto e allungo, resto qui. Fletto la gamba sinistra, portando il piede a terra, indice e medio della mano destra afferrano l'alluce, se riusciamo andiamo a distendere la gamba, se non riusciamo afferriamo il polpaccio oppure usiamo una cinghia o un elastico, fletto e distendo, fletto e distendo, fletto e distendo, fletto, distendo, mantengo il massimo allungamento. Da questa posizione si inspira ed espirando andiamo verso la tibia. Espiro, inspiro, scendo. Espiro, bacio la tibia, inspiro, scendo. Espiro, bacio la tibia, inspiro, scendo. Espiro, bacio la tibia, inspiro, scendo. L'ultima volta. Bacio la tibia, distendo la gamba sinistra, mano sulla coscia sinistra. Rimaniamo in Supta Padangusthasana. 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, scendo piano piano a terra con la schiena. Lascio andare la gamba destra e porto al petto il ginocchio sinistro. Lo afferro da sotto e tiro bene verso il petto. Rimaniamo, rilassate il piede sinistro, mentre quello destro è attivo. Frettiamo la gamba destra portando il piede a terra, vicino al gluteo, afferriamo con indice e medio sinistri l'alluce e andiamo a distendere. Fletto e distendo. Ogni volta che distendo, inspiro, ogni volta che fletto, espiro. Massimo allungamento. Cercate di mantenere la scapola sinistra a terra, distendo, resto, massimo allungamento. Inspiro ed espirando vado verso la tibia. Inspiro, scendo, espiro,
Inspiro, apro, espiro. Inspiro, apro, espiro. Inspiro, apro, espiro. L'ultimo, inspiro, apro, espiro, resto. Vado a distendere la gamba destra, mano sulla coscia e resto. Inspiro lentamente, lascio scivolare giù la schiena e porto a terra la gamba. Flettiamo le ginocchia, distendiamo le braccia dietro la testa, massimo allungamento, inspiro. Espiro lentamente, mi porto a sedere. Apro bene le braccia, su verso l'alto e porto le mani dietro ai glutei, ruotate verso i fianchi. Piedi ben saldi a terra, tricipiti, inspiro, sollevo il bacino e distendo bene le braccia, espiro, fletto, inspiro, salgo, espiro, fletto, inspiro, salgo, espiro, fletto, inspiro, salgo, espiro, scendo, ancora, salgo e scendo, salgo e scendo. Salgo e scendo, ancora per tre, salgo e scendo, ancora per due, salgo e scendo. L'ultimo, salgo, scendo, appoggio giù i fianchi, distendo le gambe, inspiro, apro bene le braccia verso l'alto ed espirando, scendo in Paschimottanasana. Massimo allungamento, lascio andare indietro i glutei e allungo bene. Rimaniamo in profondità, 5, 4, 3, 2, 1, lasciamo andare, piano piano si inspira, si risale su, allunghiamo bene la colonna vertebrale verso l'alto. Flettiamo le gambe, mani alle ginocchia, espirando lasciamo andare indietro la colonna vertebrale, mento allo sterno. Pianissimo, lasciamo andare indietro la schiena, portiamo le ginocchia al petto, massaggiamo la colonna vertebrale. Movimenti molto molto lenti e profondi. E poi ruotiamo le ginocchia verso destra, scapole a terra. Fate in modo di avere appoggiata a terra la zona centrale della schiena, non la scapola destra. La testa ruotata verso sinistra vi aiuta, ovviamente se non avete male al collo. Cercate di allentare la tensione a livello dorsale e addominale e di fare in modo di spingere più possibile la scapola sinistra a terra. Riportiamo al centro il ginocchio sinistro e il destro. E cambiamo rotazione dall'altra parte. Prima portiamo giù le gambe, poi sistemiamo le scapole. Se non avete male al collo, ruotate la testa verso destra.
Lentamente riportiamo il ginocchio destro al centro, il sinistro. Abbracciamo, lasciamo andare le ginocchia verso l'esterno e ondeggiamo un pochino per sciogliere la zona lombare. Distendiamo le gambe, allunghiamo le braccia dietro la testa. Apriamo bene l'addome, allunghiamo, fate in modo di non inarcare, ma di allungare. Inspiriamo profondamente, portiamo le braccia verso l'alto e portiamo le mani sotto ai glutei con i palmi rivolti a terra e le nocche rivolte dentro i muscoli, muscoli morbidi. Andiamo a sciogliere i muscoli del gluteo, il piriforme. Togliamo le mani da sotto, piano piano flettendo le gambe. Rimaniamo qualche istante in Shavasana. Allunghiamo bene. Rilassate anche le mani, le dita delle mani, tutto molto rilassato. Inspiriamo profondamente, espirando ruotiamo sul fianco destro, piano piano con le mani ci aiutiamo a risalire, ci portiamo a sedere al centro, incrociamo le gambe in Sukhasana, lasciamo andare il mento verso lo sterno, ruotiamo indietro le spalle mantenendo il mento basso. E in avanti. Inspirando, portiamo le braccia verso l'alto. Espirando, portiamo le mani dietro la schiena. Una mano afferra un polso, gomiti morbidi. Inspiro, apro bene il petto. Espiro, scendo. Inspiro, risalgo. Mani alle ginocchia, espiro, lascio andare indietro. Inspiro, risalgo, riporto le braccia verso l'alto, uniamo palmi ed espirando, mani davanti al cuore. E grazie.